Casciotta d'Urbino DOP, formaggio Piave DOP, provolone Valpadana DOP. Sono questi tre formaggi al centro dell'incontro che si è svolto domenica 10 marzo nella nuova Sala della Cultura di Fano. L'evento, all'interno del programma di Circonomia, il Festival della Transizione Ecologica e dell'Economia Circolare, è stato moderato dal giornalista e scrittore Alfredo Antonaros. Dopo i saluti dell'assessore alla cultura e all'ambiente, Cora Fattori, è intervenuto Paolo Cesaretti, coordinatore del consorzio della Casciotta d'Urbino DOP. La casciotta d'Urbino è un formaggio misto pecora, quindi ha un 70% di latte ovino e un 30% di latte vaccino. È un formaggio giovane di 20 giorni di stagionatura. Oggi abbiamo la ECIS, che è l'Associazione Europea dell'Innovazione e della Sostenibilità, che è un'associazione costituita tra tre consorzi tutela: la casciotta d'Urbino, il provolone valpadano e il Piave. Sono tre consorzi che di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni, che grazie a un finanziamento del MASAF può presentare sia le caratteristiche di sostenibilità che hanno questi formaggi, sia poterli fare assaggiare direttamente ai consumatori per apprezzarne le qualità. A guidare la degustazione poi è stata Anna Garavaldi del Centro Ricerche Produzioni Animali, che ha presentato agli ospiti le particolarità dei tre formaggi e li ha guidati nell'analisi sensoriale e nell'assaggio delle tre prelibatezze casearie. Appunto, l'analisi sensoriale è uno strumento che viene utilizzato per le certificazioni, deve essere effettuato in maniera rigorosa e quindi con tecniche che sono normate e in ambienti idonei. Possiamo poi effettuare anche delle degustazioni in ambienti più conviviali, come avverrà oggi, e che riguarderà quindi una valutazione visiva, olfattiva, aromatica, gustativa e tattile delle tre DOP che oggi appunto sono l'oggetto della degustazione. Circonomia, un festival lungimirante che ha dato i suoi frutti in questa settimana ricca di eventi. Possiamo fare un bilancio? Il bilancio è molto positivo, ci sono stati eventi molto seguiti, si è creata una discussione, abbiamo avuto anche la contestazione di alcuni giovani attivisti, insomma ha risvegliato le coscienze e questa è la cosa importante. La cosa più brutta a questo mondo è l'apatia, in un tema cogente e determinante come quello della transizione ecologica e dell'ambiente, muoversi, attivarsi è strategico. L'altra cosa importante è che molte aziende hanno risposto positivamente, tante altre, soprattutto fuori dai confini della città, si sono accorte dell'evento e stanno già contattando gli organizzatori perché vogliono partecipare a una seconda edizione che va assolutamente fatta. Ecco che la cultura e l'ambiente sono due cose collegate e sono legate anche all'economia e allo sviluppo di un territorio, perché se fatte con modo e con intelligenza le cose non sono in antitesi.